Ah, la bellissima Tropea. Spiagge bianche, mare limpido ed un clima mite che attira ogni anno turisti provenienti da tutte le parti del mondo. Posizionata nel centro del Mediterraneo, la Calabria è da sempre stata crocevia per i popoli marittimi dell'antichità. Non si sa per certo chi ha dato inizio alla storia millenaria di Tropea o esattamente quando è stata fondata, ma sono stati con molta probabilità i Fenici ad introdurre qui quello che poi è diventato l'oro rosso di Calabria. La cipolla rossa di Tropea Calabria è un'eccellenza locale protetta dall'Unione Europea e del Ministero per le Politiche Agricole con un IGP, perché si distingue da tutte le altre cipolle rosse per le sue caratteristiche molto speciali. È una cipolla che si può mangiare a crudo, è molto dolce, digeribile, e la puoi mangiare nei sughi, vuoi fare una pasta, la vuoi mettere al forno, la vuoi fare grigliata, la puoi fare in tutti i modi possibili e immaginabili, compresa la marmellata, che è buonissima con i formaggi. Se adesso state pensando che confettura di cipolla fosse una cosa strana, vi stupirete ancora di più del gelato alla cipolla di Tropea del famosissimo Tonino. Ma a parte la voglia di vivere e scherzare della gente del posto, che cos'è che rende la cipolla rossa di Tropea Calabria così dolce e speciale, che non si trova in nessun altro posto nel mondo? È il terreno che la porta bene, il terreno, la Tropea, capito? Il terreno. È il terreno che la rende dolce, è un tipo di terreno argilloso, molto fine, è il clima, è tutto un insieme di cose che... Perché il tipo di sabbia è il terreno che la rende dolce, questo terreno la rende molto dolce. Forse anche i Fenici si sono stupiti quando hanno scoperto che su quei terreni sabbiosi del tratto di costa tirrenica tra Fiume Freddo Bruzzo e Nicotera, baciati dal sole e graziati da inverni miti per la loro vicinanza al mare, le loro cipolle diventavano più rosse fuori e molto, ma molto più dolci del normale. In uno di questi campi incontriamo il signor Veltri, che ci fa vedere come si raccoglie la cipolla rossa di Tropea Calabria IGP per poi fornirla a Delizie di Calabria. Allora, siamo in un campo di cipolle che stiamo per scavare, come vedete questo viene scavato tutto quanto manualmente col personale e viene messa ad andana in modo che la cipolla poi possa seccare. Nella famiglia Veltri, come in tante altre famiglie del territorio, la coltivazione della cipolla viene tramandata da padre in figlio. Da molti anni lui fornisce le cipolle per i prodotti dell'eccellenza locale Delizie di Calabria. E sono circa 20 anni che lavoriamo con loro, in modo che con la cipollina, col cipollino piccolo loro fanno i sottoceti, fanno la cipolla in agrodolce, ci fanno la marmellata con quella un po' più grossa, che è una marmellata veramente meravigliosa. Mangiata con i formaggi o spalmata sul pane, qualcosa di delizioso. Quello che comunemente chiamano marmellata in realtà è una confettura. Delizie di Calabria la chiama dolcezza, che non sono altro che le ricette originali della tradizione regionale, anche queste tramandate da persona in persona. Le cipolle rimangono sul campo ad essiccare sotto il sole per qualche giorno prima di essere smistate per calibro, tutto rigorosamente a mano. Sia signor Veltri che signor Scalise di Delizie di Calabria vanno molto fieri della manualità delle loro aziende, in quanto garantisce una qualità più alta e insieme mantengono centinaia di posti di lavoro tra stagionali e fissi in Calabria, dal campo al confezionamento del vasetto. Arrivata in Delizie di Calabria già divisa per calibro, la cipolla rossa di Tropea Calabria IGP passa dal primo lavaggio per andare sul nastro Cernita. Qui, occhi attenti e mani abili trovano e rimuovono piccole impurezze e liberano le cipolle rosse dalla buccia. Stiamo togliendo la buccia dalla cipolla, così viene tagliata e noi la mandiamo avanti. Oggi sono state scaricate prima le cipolle con la calibratura più grossa. Quindi dopo la pulizia, i due lavaggi e qualche coccola lungo il tragitto, è ora di tritarle per poi bollirle nella boule di cottura con lo zucchero. Come funziona di preciso ce lo spiega meglio Raffaele, responsabile di produzione. Adesso vi facciamo vedere il processo della dolcezza di cipolla rossa di Tropea Delizie di Calabria. La cipolla, dopo essere stata filtrata, viene trasferita nella boule per avviare il processo di cottura. Alla fine della cottura è pronta per essere inserita nei vasetti e sigillata sotto vuoto. Oltre che genuino originale, tutti hanno così la certezza di trovare un prodotto fresco e mai aperto, garantito dai controlli continui di sicurezza e qualità. Ottima giornata!
direi. Mentre la dolcezza è pronta per passare all'etichettatura, altre cipolle di calibro più piccolo sono state pulite, sbucciate e cotte. Delizie di Calabria, come ogni anno, prepara le sue cipolle rosse di Tropea in agrodolce seguendo la ricetta originale e tradizionale tramandata da generazioni e donata al suo fondatore, signor Scalise, circa 25 anni fa da una signora di Lamezia Terme. In questo modo la signora si è assicurata che la sua ricetta continuerà a vivere e la tradizione alimentare della terra, la vera ricchezza della Calabria, si è incrociata con il sogno del signor Scalise di creare posti di lavoro locali e di portare le eccellenze alimentari calabresi nel mondo. Il principio di purezza, sicurezza e bontà delle conserve di cipolla rossa di Tropea in agrodolce della signora non è mai stato tradito. Anche se Delizie di Calabria oggi è un moderno stabilimento per la produzione alimentare, non ha mai perso il legame con il territorio, la tradizione o le mani che lavorano e conservano i prodotti della terra in modo genuino e naturale. Dopo il riempimento con le cipolline, i vasetti sono passati dalla bilancia e dal metal detector che garantiscono peso netto e assenza di corpi estranei. Riempiti fino al bordo con l'agrodolce della cottura, sono pronti per ricevere il tappo con il sottovuoto di sicurezza. Nulla sfugge agli occhi attenti di Raffaele, che si accerta sempre personalmente che la qualità Delizie di Calabria viene garantita per tutti i prodotti, non solo quelli con cipolla rossa di Tropea Calabria IGP. I vasetti devono essere perfetti e ben chiusi prima di affrontare il lungo viaggio attraverso il tunnel della pastorizzazione. Una volta usciti e raffreddati, i vasetti di cipolla rossa di Tropea in agrodolce Delizie di Calabria sono pronti per andare all'etichettatura. Qui ricevono l'etichetta obbligatoria per legge, ma anche il tocco finale, a mano, che distingue i prodotti a filiera corta e garantita, originali e della tradizione regionale Delizie di Calabria. Adesso queste eccellenze sono pronte per partire e rappresentare la Calabria buona, oltre al Made in Italy nel mondo. Speriamo vi sia piaciuto questo piccolo viaggio e vi saluta il signor Scalise di persona. Sì, buongiorno a tutti. Questa è la cipolla rossa di Tropea Calabria IGP in agrodolce. È una nostra creatura nata circa 25 anni fa, grazie a una ricetta di una signora di Lamezia Terme, che una sera ci ha invitato a cena, abbiamo assaggiato questo prodotto squisito e subito con mia moglie ci siamo chiesti perché non lo mettiamo a livello artigianale e produrlo e dare spazio a consumatori americani, consumatori europei a degustare questa prelibatezza tutto l'anno e non soltanto il periodo estivo. Ecco come è nata la cipolla rossa di Tropea, IGP Calabria, Delizie di Calabria.